Eccoci. Allora, di nuovo, buongiorno a tutti. Cominciamo la nostra lezione di logica 3. Innanzitutto vi condivido lo schermo, così possiamo un attimo di pazienza. Eccoci. Allora, possiamo. Allora, l'altra volta avevamo cominciato a parlare della ontologia formale e la questione del trascendentale del linguaggio. E cioè, sapete, no? Il concetto di trascendentale nasce proprio da Tommaso che l'ha inventata, e nel De Veritate parla di nomina trascendentia, cioè dei nomi che denotano l'essere che trascendono, ecco perché trascendenza, nomini, quindi nomi trascendenti, da cui trascendentale, perché trascendono le categorie, perché appunto l'abbiamo detto l'altra volta, l'essere non è una categoria, anzi la più generale delle categorie, quindi il più generale dei predicati, perché appunto mentre un genere, quindi una categoria, non include le sue specie. E quindi non vale fra genere e specie la relazione classe, sottoclasse o insieme, sottoinsieme. Non può essere l'inclusione. Ecco perché la logica matematica o la logica estensionale è incapace di formalizzare un'ontologia naturale, un'ontologia dei generi naturali. E viceversa, poi vedremo che grazie alle, adesso lo vedremo proprio in questo corso, grazie alle coalgebre si può, cioè alla logica delle teorie delle categorie, si può formalizzare la distinzione fra generi naturali, quindi diciamo, genere specie, inclusione causale, che non è un'inclusione logica, come distinta da classe sottoclasse, insieme sottoinsieme, che invece è un'inclusione. In ogni caso, capito che cos'è il trascendentale poi nella filosofia moderna non è più l'essere, perché l'essere lo era nella filosofia classica, ma si intende semplicemente il fondamento delle predicazioni, il fondamento appunto delle categorie e perciò dei predicati. Allora, si distingue normalmente che anche un bellissimo testo, oddio, chi è che sta respirando così? Che Delic, vedete, del 2001, se andate a guardare la bibliografia, è un bellissimo testo che ha una storia del pensiero occidentale e che appunto lui distingue quattro ere. Io ne faccio solo tre, perché lui distingue nel mondo antico, quando c'era il trascendentale dell'essere, anche lui è assolutamente d'accordo. Dilly è un filosofo americano, purtroppo è morto nel 2018. Non sono riuscito a interagire con lui perché l'ho scoperto troppo tardi, era già malato di tumore e poi è morto quando l'ho scoperto. Però è molto interessante perché attraverso di lui ho riscoperto l'approccio semiotico di Giovanni di San Tommaso a Tommaso d'Aquino, di cui oggi vi parlo perché è preziosissimo. E torno a ripetere, Dilly, quando parla delle quattro ere del pensiero occidentale, le prime due ere, quella greca e quella latina, sono l'età dell'essere, nel senso che il fondamento della verità della predicazione è nel reale, nell'essere, sia inteso in senso ideale o logicista platonico che naturalista aristotelico. Nella modernità, invece, dopo il dubbio cartesiano, vi ricordate? Il fondamento nella verità diventa l'evidenza e quindi diventa il conoscere. Qui c'è qualcuno che ha il microfono attaccato. Se lo stacca, perché sento rumori in Aspetta, come va? Bene, un po' sottofondo. di pazienza. Scusate. Forte e chiaro? Sì. Sì. Siamo No, basta che lo muti, intanto c'è il comandino. rotolanti. È una situazione surreale. No, ma c'è il comando, vedete, adesso non so se si vede. Se aprite Daniele.
no, Dove... Alessandro, professoressa, no? Alessandra. Alessandro, cioè, sì. Ah, Basta che non si sentano questi rumori in aspetta, non ho sottofondo. messo il nome. Sì, anch'io oggi ho cambiato il nome, ho messo il mio l'altra volta, sono entrata in un altro modo. Ecco, allora c'è Roberta. Va bene? Allora, mi raccomando, silenziate i microfoni. Direi di cominciare allora. Allora, vi dicevo, nella modernità... Mano Che è successo? Allora, nella modernità il fondamento della verità diventa l'evidenza. a mano. Allora, il punto di riferimento è la sintesi numero 5 che io vi ho Chi è che sta indicato. parlando in sottofondo? Prima facciamo alcune premesse e poi dopo se mai Chi ci è sono che sta parlando? Ragazzi, qui c'è qualcuno che sta sentendo un altro corso. io vi avevo dato. Sì, Roberto. professoressa Ariano. Che è successo? Roberta, deve spegnere il microfono. Azzitalo il microfono. Abbiamo iniziato dalla questione Azzitta il microfono. embrionale, le dimensioni Ehi, che etico-giuridiche ci vuole che sono azzittare il diverse microfono? C'è questo comando, lo facciamo il vedi? passettino in più, interrogandoci sul figlio. Penso che lei non sente. Considerato un Azzittate il desiderio, microfono. un dono o un diritto? Perché qualcuno potrebbe dirmi, professoressa, ma Chi è che sta parlando? per Staccati un lei attimo, perché disconnetti deve di un attimo. interessare l'ambito etico-giuridico? È qualcosa di cui Disconnettiti, Roberta. dobbiamo interrogarci sull'aspetto etico-giuridico. Forse scrivere per lei qua, sì. Interrogarci. Ve lo dirò proprio tra poco. Iniziamo però da una citazione che è quella di Giovanni Paolo II al Giubileo delle Famiglie, il 14 ottobre del 2000 a Roma. La leggo sinteticamente, lui diceva: purtroppo la situazione dei bambini nel mondo non è sempre quella che dovrebbe. Si direbbe che talvolta è meglio Roberta, più come una accetta il migliore. microfono. Forse I bambini che vanno facciamo altra riunione. nessuno Non lo come so voi sa perché. cosa sta succedendo? Ma è chi è che c'ha il microfono acceso e c'è un'altra lezione sotto? Che succede? Chi è che c'ha il microfono acceso? Questa elementare verità che pretendono di affermare sta registrando la lezione di Non vi sento, non vi sento. C'è qualcuno che c'ha il microfono? la quinta sintesi. Io però non so questa risposta. Chi è che c'ha il microfono acceso e lo spenga? Il riferimento è quello, come Ci hanno accendi i detto microfoni! insomma, Oh! qualcuno c'è il WhatsApp Quindi adesso non di guardare, Roberta, lasciamo la sintesi così. Chi è che c'è il mio WhatsApp acceso? E quindi diciamo Silenzio! il genere del bambino sia sempre visto al primo Roberta! posto. Noi dal momento in cui Aspetta, la butto fuori io. È Roberta, no? pratiche moralmente sì. Cerco di esprimere il mio della lezione. Tradisce l'assurda mentalità di un diritto che ha preso il posto di un giusto riconoscimento del diritto del figlio. Cacciate da fuori. Oh, Adesso sì, l'ho accettata io. Meno male, sono potente, ho grandi poteri. Non lo sapevo. avevo Va la bene. partecipazione di professoressa Ariano. Ecco, mi ci fa molto piacere. Sente due lezioni in contemporanea. Allora. È fantastico. Allora, riprendiamo da dove avevamo lasciato. Un attimo che levo questi cosi da qua, lo metto sull'altro. Ecco, allora, stavamo dicendo che nella modernità il fondamento del conoscere diventa l'evidenza e quindi l'autocoscienza, perché l'evidenza è uno stato di coscienza. E quindi Kant parlerà di una soggettività trascendentale. Sia nel senso formalista dell'io penso e basta, io penso in generale. Oddio, mi vedete, mi sentite tutto lo schermo? Sì, tutto a posto? Sì. Ok. Allora, dell'io penso in generale Kant, che nel senso fenomenologico della relazione intenzionale-cosciente, soggetto-oggetto, Husserl. Nel postmoderno, diciamo con la svolta linguistica,
C'è una precedenza, la svolta linguistica è stata iniziata da Frege, in parte da Wittgenstein, però sia Frege che Wittgenstein è una svolta linguistica parziale, perché loro poi il fondamento del linguaggio lasciano sempre il conoscere, va bene? Quindi chiaramente non è una svolta linguistica vera. Mentre invece la svolta linguistica vera si ha all'inizio dell'età moderna con Puanzò, Giovanni di San Tommaso, ma Giovanni di San Tommaso è uno di quelli che Heidegger direbbe sentieri interrotti. Sapete, no? Heidegger ha scritto una raccolta di saggi, Sentieri interrotti, cioè i sentieri con cui uscire dal bosco cartesiano dell'autocoscienza, quindi il problema del riferimento al reale. E lui dice che nella modernità ci sono stati tanti sentieri per uscire dal bosco cartesiano, ma sono tutti sentieri interrotti nel bosco. Ora, Puanzò era uno di questi, perché era un contemporaneo di Cartesio, ha fatto una critica feroce di Cartesio e dell'interpretazione della scolastica del Cardinal Caetano e anche di Suarez, che era concettualista, quindi la scolastica medievale interpretata in maniera concettualista, cioè di nuovo mettendo a fondamento della verità il conoscere, però non se l'è filato nessuno. È stato riscoperto appunto da John Dilly, quello che vi citavo prima, cioè Giovanni San Tommaso viene citato nella scolastica moderna, ma praticamente più per criticarlo che per seguirlo. È stato John Dilly negli Stati Uniti a recuperare Giovanni di San Tommaso, tra l'altro traducendo in inglese, una traduzione a fronte latino-inglese, il trattato sui segni, De Signis, il primo trattato di semiotica scritto nell'età moderna. Praticamente è stato scritto, ripeto, Puanzò, Giovanni di San Tommaso era John Puanzò da laico, Giovanni di San Tommaso da frate domenicano, era professore all'Università di Lovanio, contemporaneo di Cartesio, ma appunto non seguito durante la modernità. Ha scritto il De Signis e diciamo questo trattato è tornato in auge proprio perché Dilly negli Stati Uniti ne ha fatto un'edizione critica nuova con la traduzione inglese a fianco. Se volete io ce l'ho, poi se qualcuno ci vuole lavorare gliela posso dare. Però tutti, soprattutto negli Stati Uniti, dicono, ed è giusto, che la vera svolta linguistica è stata fatta da Peirce. Poi, di nuovo, che rivendicano la completezza della svolta linguistica, ma in senso di un'ontologia sociale o di una linguistica a base sociale, è Otto Abel e Habermas. Poi ne parlate con la professoressa Giovagnoli, che è stata discepola di Habermas, ha tradotto anche delle sue opere dal tedesco all'italiano, quindi conosce benissimo Habermas. Oppure nel senso di un naturalismo semiotico, questo è un qualcosa che ha inventato Peirce, anche se il termine naturalismo semiotico non è suo, però lui dava un fondamento della semiotica, della teoria del segno in natura. E attenzione, se voi prendete la questio quarta del De Veritate di San Tommaso, che è il suo trattato di semiotica, anche San Tommaso ha un naturalismo semiotico, perché lui dice e si interroga in che senso l'effetto è un segno della causa. Va bene, quindi la semiotica, anche per Tommaso, Giovanni di San Tommaso, ha una base naturalista, non è soltanto legata a animali che siccome possiedono il linguaggio, chiaramente hanno una semiotica, ma l'uomo incluso, ma ha una base addirittura fisica, cioè siccome la conoscenza è una delle forme di causalità, di realismo causale, allora la stessa causalità che poi abbiamo nei linguaggi animali, lo stesso naturalismo semiotico causale che abbiamo nei linguaggi animali, ha un suo fondamento anche nella natura fisica
inorganica, proprio perché possiamo intendere, e dopo ne riparliamo, di come intendere l'effetto come segno di una causa. In ogni caso, questo naturalismo semiotico, anche se con il nome di strutturalismo ontico, causale, ontic structural realism, ontic structural realism, realismo strutturale ontico, dove ontico sta per causale, viene recuperato oggi appunto in fisica fondamentale legata alla teoria quantistica dei campi e poi in logica alla teoria delle categorie, in matematica, logica e informatica, inclusa la computazione quantistica. Qui c'è Abramsky, Venema, Vitello, Freeman e io stesso, ma ce ne sono ovviamente anche altri. Se vi interessa, andate sulla Stanford Encyclopedia of Philosophy e cercate Structural Realism e voi vedrete che c'è un realismo strutturale epistemico, Epistemic Structural Realism, e quello non è che ci aiuta molto perché, di nuovo, ha a che fare con la conoscenza. È lo strutturalismo di cui si parla normalmente in filosofia, va bene, Levi-Strauss ed altro, è uno strutturalismo epistemico. E poi c'è uno strutturalismo ontico che è strettamente legato alla fisica quantistica. Il motivo è questo, che tu hai l'algebra degli operatori che è nella base del formalismo della fisica quantistica, c'hai algebra degli operatori nei fondamenti della logica, in teoria delle categorie e quindi della computabilità. E allora c'hai un formalismo algebrico che fa da ponte, no? Fra la fisica, l'informatica e la stessa biologia, ecco Freeman, perché appunto tu puoi usare la fisica quantistica, ma non è solo Freeman, c'è anche sulla base quantistica del funzionamento della coscienza e del cervello, c'è anche tutti i lavori di Penrose. Siccome c'è un comune formalismo algebrico ante-predicativo, ecco che allora siamo nel trascendentale, ante-predicativo, quindi prima dei predicati, e ce l'hai sia in fisica, sia in informatica, sia in neuroscienze, chiaramente allora questa è la base dell'ontic structural realism. Comunque questo ne parliamo perché credo che sia l'aspetto più interessante del corso, perché è l'aspetto più nuovo. E quindi, in ogni caso, con la svolta linguistica completata appunto in senso semiotico, quindi nel senso anche del realismo strutturale ontico di cui vi ho appena parlato, abbiamo la possibilità di interpretare semioticamente il realismo naturalista di Tommaso da parte di Poinsot, che invece appunto era rimasto un sentiero interrotto della modernità con il prevalere dell'interpretazione concettualista di Tommaso da parte del Cayetano e poi della scolastica non tomista della scuola gesuita di Francesco Suarez. Di Francesco Suarez vi dico solo questo: lui cambia la tavola dei trascendentali di Tommaso sostituendo la res, quindi la cosa, con objectum, oggetto. Praticamente sta anticipando già Husserl, no? Perché mentre la res esiste, la res è lente in quanto è dotato di essenza nella tavola trascendentale di Tommaso. Invece, se tu mi sostituisci res con objectum, objectum presuppone un subjectum. Quindi mi stai dicendo che il fondamento della realtà è il soggetto che conosce. O comunque tu puoi attingere alla realtà soltanto mediante la conoscenza. E buonanotte, abbiamo chiuso. Soltanto attraverso la coscienza abbiamo chiuso. I computer ci insegnano che possiamo accedere alla realtà senza conoscenza, senza coscienza. I cervelli, gli animali ci insegnano che si può accedere alla realtà senza autocoscienza. Questa è la base semiotica del realismo. La coscienza non c'entra niente. Va bene, la coscienza viene dopo.
La coscienza è prendere coscienza della, di quello che semioticamente i nostri cervelli e il nostro linguaggio ha acquisito. Ricordatevi questo. Uno pensa prima di scrivere se sa già quello che deve dire. Ma quando uno deve conoscere qualcosa di nuovo, ecco perché io vi dico sempre fate gli schemi, bene, soltanto se quando sono in grado di scrivere qualcosa vuol dire che l'ho capita. Il linguaggio viene prima della consapevolezza. Tanto è vero che può succedere, specialmente se uno, quando per esempio dimostriamo qualcosa matematicamente in maniera meccanica, che noi abbiamo scritto la dimostrazione giusta e non ce ne siamo resi conto. Guarda un po', abbiamo scritto la dimostrazione corretta senza rendercene conto. Guardate un po' se è vero o no che il linguaggio viene prima della conoscenza. Ecco. Quindi ricordatevi che uno dice pensa prima di parlare, pensa prima di scrivere. Certo, se io devo so quello che dico, ma torno a ripetere, quando io devo imparare, quindi il fondamento della conoscenza, quando io devo imparare, devo capire, devo prima scrivere. Se io non sono in grado di scrivere quello che credo di aver capito, vuol dire che non ho capito. Bene, questa è epistemologicamente, se volete, la base del realismo semiotico. Prima viene il linguaggio, poi viene la conoscenza. I moderni hanno messo l'uomo a testa in giù, come diceva Feuerbach. Invece di metterlo coi piedi per terra, hanno messo che prima viene la conoscenza e poi viene il linguaggio. No, no. Prima viene il linguaggio, che è una forma di semiotica naturalista, va bene, pensate al linguaggio delle api, eccetera, no? È un modo con cui le api comunicano fra di loro per aiutarsi l'una con l'altra a interfacciarsi con la realtà. Va bene, questo è il linguaggio in qualsiasi specie animale. È un modo che gli animali della stessa specie hanno di comunicare fra di loro per interfacciarsi in maniera comune con la realtà. Va bene? Senza conoscenze e senza coscienze di mezzo. Ok? Allora, comunque, ritornando a noi, diciamo, la scolastica nella modernità ha avuto questa interpretazione concettualista, neocartesiana, diciamo così, che però storicamente non si rifà a Cartesio, ma si rifà a Cayetano e a Suarez. E il contributo della proto-semiotica, che viene chiamata così soprattutto da Dili, perché la semiotica di per sé è Peirce nell'Ottocento, per cui quella si chiama proto-semiotica, che arricchisce l'ontologia scolastica di una terza classe di relazioni, oltre alle classiche relazioni reali fra le cose, le cause, e relazioni razionali fra oggetti, cioè relazioni logiche nella mente. Le relazioni linguistiche fra segni, va bene? E per Poinsot correttamente la relazione semiotica linguistica è il ponte fra la relazione reale e fra la relazione reale fra le cose e le relazioni razionali fra oggetti nella mente. Va bene? Siccome il linguaggio si plasma direttamente sulla realtà, allora, ed il linguaggio è prodotto dal cervello, va bene? Pensate alle reazioni emotive, va bene? Quando noi diventiamo rossi perché o ci arrabbiamo o ci vergogniamo. Che cos'è quello? È un linguaggio, cioè la gente subito capisce che tu hai una reazione emotiva. E quello chi l'ha provocato? L'ha provocato il cervello interfacciandosi con la realtà. Allora, ed è inconscio, uno diventa rosso senza volerlo, anzi certe volte appunto non vogliamo diventare rossi, non vogliamo che si manifesti emozionalmente, vedete, sfugge alla coscienza, perché è il cervello che si interfaccia con la realtà. Ok? Poi nella misura in cui diventa consapevole, per esempio ci rendiamo conto che siamo rossi di faccia, ecco, allora conosciamo. Va bene? Quindi ricordatevi, prima esistono agenti
comunicativi consapevoli, che sono le persone umane, nella misura che conoscono e pensano, e gli agenti comunicativi inconsapevoli, che sono i cervelli e le macchine, cervelli naturali e cervelli elettronici, intelligenza naturale e intelligenza artificiale. Ok? Allora, questa è la svolta linguistica completa nella nostra età della comunicazione, dove tutto si basa sulla interfaccia uomo-macchina e sarà sempre di più. Pensate adesso, se non ci avessimo internet, saremmo soltanto che prigionieri a casa e ci spareremmo tutti. Invece, ringraziamo Dio, come vedete, possiamo comunicare l'interfaccia uomo-macchina. Allora, ora Poinsot definisce le relazioni linguistiche fra segni come relazioni trascendentali. Attenti, nella tradizione scotista, quindi Dun Scoto, tradizione francescana, il concetto di relazione trascendentale è diverso, perché la relazione trascendentale è, in senso metafisico, è la relazione che unisce le creature al creatore, cioè la relazione di creazione, va bene, per cui la creatura dipende dal creatore e non viceversa, va bene, quindi la chiamano, la tradizione scotista, la tradizione francescana, la chiama relazione trascendentale. Giovanni Santommaso, che è un tomista di quelli quasi integralisti, e critica ferocemente questa interpretazione scotista della relazione trascendentale. E lui riserva il termine relatio trascendentalis soltanto alle relazioni linguistiche fra i segni. Quindi per Scoto, gli scotisti, ho un dottorando che sto facendo un bellissimo dottorato su Scoto, e come al solito Scoto è un pensatore ricchissimo. Quindi, diciamo, per lo scotismo la relazione trascendentale è quella creatura a creatore. Invece, in Giovanni di Sant'Tommaso, la relazione trascendentale è quella linguistica, perché appunto è il fondamento della verità e della conoscenza. Quindi le relazioni linguistiche lui chiama trascendentali in due sensi. Innanzitutto che trascendono la categoria aristotelica delle relazioni. La relazione è la terza categoria, ricordate, sostanza della quarta. Sostanza, qualità, quantità, relazione. Va bene? Ora la relazione per l'aristotelismo è diatica, è un esse ad. Va bene? La relazione linguistica è trascendentale, nel senso che è qualcosa di irrelato, è un tertium. Va bene, quindi abbiamo la relazione fra due termini, S-AD, quindi diatica, e poi la relazione trascendentale è qualcosa di irrelato. Lui, Gianni Sant'Tommaso in latino dice absolutum, perché absolutum vuol dire irrelato, nel senso che absolutum si oppone a relatum. Quindi se qualcosa è irrelato, in latino non si dice irrelato, si dice assoluto. Ok? È qualcosa di irrelato, visto che è ciò rispetto a cui i due termini soggetto-predicato o predicato-argomento nel linguaggio sono relati nella proposizione, così da costituire un'espressione significativa. E allora, anche per Giovanni di Sant'Tommaso, non solo per Peirce, è sempre irriducibilmente triadica e mai diadica. Cioè, poi lo vedremo bene in Peirce, che è un algebrista, un matematico. Peirce è colui, ha inventato la semiotica, però dal punto di vista matematico ha inventato l'algebra delle relazioni. Perché? Fino a Peirce, adesso con l'eccezione abbiamo visto di Poinsot, ma Poinsot non se l'era studiato nessuno, quindi è rimasto un illustre sconosciuto,
fino a Peirce le relazioni erano tutte dialiche. Pensate anche a Boole, no? Abbiamo visto prima, Boole, l'algebra booleana è essenzialmente diadica, va bene? Quindi fino a Peirce, partendo da Aristotele, tutte le relazioni sono sempre diadiche. Pensate che San Tommaso, per poter dire l'essere in sé, che è una relazione riflessiva, no, della sostanza, l'insetà della sostanza, siccome non potevo usare relazio, perché la relazio è sempre diadica, invece una relazione riflessiva è monadica, cioè ha un solo argomento, no? Io che mi riferisco a me stesso, si è diventato il termine reditio, reditio ad semet ipsum, va bene? Perché non poteva dire in latino relatio ad semet ipsum, perché relatio è sempre ad aliud, ma mai ad semet ipsum, mai a se stesso. Quindi, questo per farvi capire come, ripeto, questo è stato veramente, purtroppo, ripeto, per lui che nessuno lo sapeva, Giovanni San Tommaso, sono stati veramente dei rivoluzionari, perché soprattutto Peirce, che poi da cui dipende tutta l'algebra e l'algebra delle reazioni, tutto il formalismo della fisica quantistica, tutto il formalismo che noi abbiamo oggi in fisica, che è tutta algebra delle relazioni, algebra degli operatori, e tutta la teoria delle categorie è algebra delle relazioni. Il concetto di morfismo è una relazione con un verso, va bene? Quindi sempre relazione, però. È una relazione con un dominio e un codominio, ma sempre relazione. Fino a Giovanni San Tommaso implicitamente, Peirce esplicitamente, nella storia del pensiero occidentale le relazioni sono sempre state diadiche. Il primo che si è reso conto che la relazione è triadica, va bene, per poter essere significativa in logica, è stato Peirce. E, ripeto, Giovanni San Tommaso e poi Peirce. Ma Peirce non ha letto Giovanni San Tommaso, ci sono arrivati indipendentemente. E pensate, quando andremo in teoria delle categorie, vedremo che in teoria delle categorie si dimostra graficamente, cioè attraverso i grafici commutativi, di nuovo inventati da Peirce, e il grafico commutativo fondamentale è quello a tre termini, è il triadico ABC. Tra l'altro, siccome questo è il metodo di dimostrare, cioè poi lo vedremo in teoria delle categorie, ricordatevi che il sillogismo in Barbara, ma in generale e qualsiasi sillogismo, ma quello in Barbara in maniera particolare, va bene, si può formalizzare o a livello di la classe A che include la classe B, che include la classe C. A sono i mortali, B sono gli uomini, C sono i greci. Tutti gli uomini sono mortali, quindi AB, tutti i greci sono uomini, BC, tutti i greci sono mortali, AC. Va bene? Però lo posso, quindi, come ci ha insegnato a formalizzarla in maniera estensionale Leibniz, che questo, come Leibniz ci ha insegnato a fare, i diagrammi di Venn, no? L'insieme, sottoinsieme, sottoinsieme, A, B, C, mortali, uomini, greci. Noi abbiamo imparato a formalizzarlo così da moderni. Ebbene, in calcolo delle relazioni, quindi in teoria delle categorie, è A, B, A, C. Quindi è un grafico commuta, perché è commuta nel senso che io posso andare da A, C sia passando per B, A, B, B, C, va bene? Sia andando da A, C. Vedete che è commutativo? Bene? Posso commutare da A, C o da A, C direttamente o A, B, C. Allora guardate, A, B, B, C, quindi AC. Lo vedete? E si può formalizzare. Ecco la logica della teoria delle categorie, che ha i grafici commutativi come base. Quindi si può formalizzare
il sillogismo, quindi è la prima forma di teoria deduttiva che il pensiero occidentale ha formalizzato, il sillogismo deduttivo, il sillogismo in Barbara, si può formalizzare o nella maniera estensionale, come noi moderni siamo abituati a fare, o usando alla PS la logica delle relazioni. Vedete qua? Anzi, in certe formalizzazioni del sillogismo, no? Si metteva A è commerciale B, B è commerciale C, A è commerciale C, perché di per sé Aristotele la fa così, alfa beta, beta gamma, alfa gamma. Ok? Allora, quando tu cerchi di formalizzarlo nella logica moderna, ci metti l'end. Ma è scorretto, perché quello è soggetto predicato, non ci puoi mettere l'end. Invece, siccome è soggetto predicato è un morfismo, va bene? E il grafico delle relazioni sono morfismi, quindi relazioni con un dominio e un codominio, allora tu puoi scrivere AB composto BC equivalente a AC. Ok? Quindi, se io metto ABF, BC, G, AC, H, allora come si scrive il grafico commutativo? Si scrive H equivalente alla composizione di G con F, cioè AB e BC, quindi G composto F, equivalente a H. Allora, il grafico è equivalente, ovviamente, non quello che si dice, ok? Ma è equivalente il grafico delle relazioni, cioè commutante il grafico delle relazioni, la relazione di equivalenza è la relazione simmetrica, no? Quindi tu puoi andare simmetricamente da AC o da AB a C. Bene, è simmetrico, è commutativo e quindi è universale. È l'universalità come unicità, va bene? E appunto, quando tu dimostri in teoria delle categorie, devi trovare un grafico commutativo che ti garantisce l'unicità del tuo insieme di relazioni e quindi l'universalità della tua dimostrazione. Pensate un po'. Quindi, pensate alla ricchezza di questa natura triadica delle relazioni significanti, addirittura nel sillogismo. E quindi è trascendentale perché appunto la relazione linguistica è il tertium absolutum rispetto a cui soggetto e predicato diventano segni, significanti, e è una relazione trascendentale perché questa relazione linguistica rispetto a cui soggetto predicato acquista un significato si applica a qualsiasi altra categoria predicato, e quindi la relazione linguistica come assoluto rispetto a quella diatica soggetto predicato si applica a qualsiasi predicato, cioè a qualsiasi categoria. Ecco perché è trascendente, non perché è l'essere, va bene, ma perché è la relazione linguistica che rende praticamente, che è la base della significanza, va bene, di ogni altra relazione predicativa. Ok? E quindi io qua ve l'ho messo nella traduzione di Dili, un altro per rendere omaggio a questo grande filosofo americano recentemente scomparso. The transcendental relation that is nothing but, questa è la traduzione in inglese di Giovanni Santommaso, that is nothing but a relation in language is not the principal meaning of relation. Questa sono io. It does not belong to the ontological category of relations, but of something absolute, non-related, to which some dyadic relation can be attributed. Ok? Qualcosa di assoluto a cui una relazione dyadica soggetto-predicato può essere attribuita. Per esempio, una relazione era una relazione nel pensiero o una relazione nel reale, se a seconda se il linguaggio si sta riferendo al reale
o si sta riferendo a un ente di ragione. Infatti, se non implicasse qualcosa di assoluto, non sarebbe trascendentale, cioè non sarebbe ranging. Id est vagans categoria. Quindi l'esempio trascendentale della relazione del linguaggio non appartiene alla categoria delle relazioni, ma trascende tutte le categorie, compresa quella di relazione. Anzi, la categoria di relazione diventa significante, cioè, per esempio, diventa relazione soggetto predicato in un linguaggio, se solo se può riferirsi a questo tertium, che è l'absolutum, che è. Peirce chiamerà l'interpretant, proprio con un neologismo, no? Dicendo attenzione, non è un interpreter cosciente, è un interpretant. È una relazione interpretativa mediante cui una relazione diadica diventa significante. E questa relazione interpretativa non suppone necessariamente una coscienza. Può essere anche del soggetto cosciente, cioè l'interpretant può essere un interprete, ma l'interpretante in un programma di computer è il parser, va bene? È lui che interpreta i simboli che tu gli dai in base ai linguaggi di programmazione che sta usando e non c'è niente di cosciente, va bene? Ma è chiaro che in base all'interpretante, al parser del tuo programma, i simboli che gli dai è commerciale in un linguaggio di programmazione significa una cosa, in un altro linguaggio di programmazione significa un altro, l'interpretante che gli dà il significato. Vedete? E Peirce non c'aveva i programmi, non c'aveva i computer. Però siamo, è la natura stessa della relazione linguistica che ti porta a evidenziare quello che, di cui Poinsot per primo si era accorto. E credo che 10 e 20, 40 minuti, no, ci abbiamo ancora 2 minuti. Quindi, in questa triadicità delle categorie ontologiche di relazione, allora, la scolastica, come in fondo, purtroppo tutta la filosofia moderna fino alla svolta linguistica, noi riconosciamo soltanto relazioni naturali fra cose e relazioni mentali fra oggetti. Va bene? Invece la semiotica, a partire da Giovanni Santommaso, soprattutto da Peirce, una terza categoria di relazioni, la categoria linguistica. Poinsot trova il modo di giustificare la teoria dimista della verità della predicazione mentale, non perché si riferisce all'oggetto mentale della conoscenza, ma alla stessa realtà della cosa. Vedete, la questio quarta, vi dicevo, del De Veritate, che è il trattato di semiotica, diciamo così, di Santommaso. Ora, nella questio quarta dice, se la verità denota la verità della predicazione, linguaggio è chiaro, no? San Tommaso mi sembra chiaro, veritatem predicationis, umano è predicato veritativamente più rispetto alla cosa esistente nella sua propria natura, cioè come individuo in una specie o come specie in un genere, che nella maniera in cui è nel verbo mentale, verbum mentis, o concetto, che per sua natura è astratta, cioè è privato di relazioni. Quindi, adesso ve lo vedremo nello schema cognitivo. Allora, tu c'hai il linguaggio che fa da ponte, diciamo così, fra la predicazione logica e la realtà. Va bene? Nella misura in cui tu tagli le relazioni con la realtà, quindi astrai, diventa concetto. Capito lo schema? Guardate qua, se la verità denota la verità della predicazione, umano, sempre predicato essere uomo, è predicato veritativamente più rispetto alla cosa esistente nella sua propria natura che nella maniera in cui è nel verbo mentale. Quindi, il predicato si riferisce direttamente all'essere della cosa. E nella misura in cui diventa questa relazione, che è la base del realismo ottico, bene? Diventa consapevole, passa nella conoscenza. Ora, purtroppo nella modernità abbiamo messo l'uomo a testa in giù, siamo partiti dalla coscienza per cercare poi
di recuperare la relazione con la realtà che non diventa mai possibile. Invece, se tu c'hai, ecco, la tua facoltà cognitiva in quanto azione, no? Si plasma, vedete, si prende la forma della realtà, va bene? Ha morfismi invertiti, no? Qui c'è un pieno, devi fare un vuoto per prenderlo. Esattamente come, cioè, qui c'è genere specie, specie individuo, cioè mammifero cavallo, cavallo furia, cavallo singolo, e di qua c'hai il reverse, no? Qui c'è il pieno, qui c'è il vuoto, quindi fai un reverse dei morfismi, delle relazioni, quindi dalle relazioni causali reali, per cui il genere include causalmente la specie o la specie include causalmente l'individuo. Bastate guardare il DNA e lo vedete se è vero o no questo che vi sto dicendo. E lo reversi dall'altra parte e tu dici il cavallo è un mammifero, quindi mammifero cavallo, il cavallo è un mammifero, in logica. Cavallo furia, nella realtà, furia è un cavallo, in logica, nel linguaggio. Ecco, l'ontic structural realism. Va bene? E qui ci fermiamo, perché facciamo una pausa. Diciamo, dai, esci. Riesco. Allora facciamo una pausa e poi ricominciamo. Ok. Va bene? Pausa.
Ecco, allora ricominciamo la lezione con la seconda ora. E dunque, vi ho detto che tutte le nostre lezioni sono registrate. Questo è un altro dei vantaggi che ho da una vita, dicevo, di fare al Laterano, cioè di poter fare online. E vi assicuro che d'ora in poi, anche quando sarà passata questa emergenza, quando vi farò scuola, io userò sempre web meeting per registrare, anche quando starò a scuola, in modo che poi voi avete la lezione sempre registrata a disposizione. Veramente questo non vi esime dalla frequenza, però vi aiuterà tantissimo nello studio, così non ci sarà più bisogno di mettere il registratore quando venite a scuola, insomma. Perdonatemi, faccio un attimo di pausa. Cioè, la pausa è finita, faccio un attimo di pausa sulla spiegazione, nel senso che vi apro, senza andare su internet per non pesare sulla connessione, vi apro IRAS, diciamo il portale di IRAS, a cui potete accedere, e a cui così vi faccio vedere come si vedono come si accede alle registrazioni. Vediamo che questo si muova. Dio è lento, ecco, mi sono aperto, scusate, sull'altro schermo, poi quando ho aperto il portale, adesso poi ve lo condivido, un attimo solo. Un momentino di pazienza, vado sul portale, che sta sul computer, purtroppo è lento anche il computer quando siamo in online. Un momentino solo. Ci sono quasi. Per un attimo di pazienza. Ci siamo, sta per aprirsi. Eccolo. Un attimo, vedete il portale di IRAS. Eccoci. Questo, se andate su www.irafs.org, IRAS è questo, .org, va bene, questo lo togliete. E andate su, innanzitutto ce l'avete qua, va bene? Sono disponibili registrazioni dei corsi dati in modalità online dal professor Basti, ecco il nostro è il 5598, cioè o cliccate qua su Vai, oppure lo facciamo adesso da qua, Courses and Lectures. Allora, questo è l'overview del sito di per sé, dei corsi, perché questo è un portale, c'è un sito dei corsi. Allora, i corsi sono o ad altre università, questi sono altri corsi che ho fatto in altre università, se vi interessa, e questi sono i corsi nostri, va bene? Qui ci sono, per esempio, le conferenze del congresso di IRAS 18, quella sulla cosmologia, qui invece avete i nostri corsi. Quindi se qui cliccate a 5598, oppure lo potete fare anche se andate qui, a quest'altra pagina, va bene? Tanto è lo stesso modo, eh? Vedete? Ci potete andare da qui cliccando qua e andate sulla pagina corso. Oppure andate direttamente da qui, 598, oppure ci potete andare da qua. Oddio, qua mi sono sbagliato, ho scritto 500, 568, 598, qua. Si apre la pagina del corso 50598. Eccolo qua. Va bene? Allora,
scendete giù, potete fare, se fate così scorre in automatico, fermate qui, poi riprendete a scorrere. Allora, qui avete un file PDF, adesso non ve l'apro, con tutte le istruzioni per accedere ai diversi tipi di registrazione, perché se la registrazione comincia col mio volto, allora c'è un modo per cominciare a vedere la registrazione, se comincia con le slide c'è un altro modo, comunque è spiegato in questo file PDF qui. Allora, qui vedete, qui c'erano le registrazioni della settimana scorsa, prima ora e seconda ora, va bene? Adesso io, chiaramente, oggi pomeriggio troverete anche quelle delle lezioni di oggi, va bene? Fra l'altro poi dovremmo recuperare dopo Pasqua, perché prima di Pasqua recupero quelle del 50-101. Dopo Pasqua recupereremo anche le nostre lezioni perse prima che cominciasse la modalità online, quindi poi me lo dite voi la prossima volta quando preferite fare il recupero dopo Pasqua, ma in ogni caso poi sarà, anche se uno non potrà partecipare perché magari gli si sovrappone, non importa, intanto le trovate registrate qui. E quando voi cliccate qui, vi si apre un'altra pagina web in cui c'è la registrazione e vi si richiede la password. La password ce l'avete qua. Ogni volta è una password diversa. Ok? E cominciate a vedere. E quindi potete fare il ripasso, potete ripassare quello che vi dico attraverso l'interazione online. E, attenzione, quando avete le registrazioni, vedete tutti i presenti, quindi c'è il registro, quindi ecco, c'è il fatto della presenza. La presenza è importante perché? Perché adesso siete abbastanza passivi, ma se volete, voi potete interagire con me attraverso la chat, va bene? Adesso ve la metto qua la chat. Quindi se qualcuno ha da farmi delle domande, non intervenite col microfono perché altrimenti poi la registrazione perde di qualità. E fatemi delle domande con la chat, nella vostra, non nella mia perché io sono chi dà la lezione, ma nella vostra, nel vostro applet di Cisco c'è anche l'alzare la mano, vedete c'è una manina che voi potete alzare la mano e dite: professore, devo fare una domanda. Quando io vedo una mano alzata io mi fermo e attraverso la chat chi vuole chiedere qualcosa interviene. E gli altri possono rispondere anche e intervenire sempre via chat, va bene? Realmente questo è il vantaggio di partecipare alla lezione online, cosa che invece non avete se partecipate alla lezione solo per registrazione. In ogni caso, nella registrazione voi avrete non solo la lezione, ma avete registrato anche la chat. Quindi se qualcuno ha fatto delle domande, io ho dato delle risposte, questo è molto importante perché avete tutto registrato, anche la chat. Ok? È un sistema veramente buono, va bene, per fare lezioni. Torno a ripetere, io dopo, anche quando ricomincerà la scuola normale, speriamo, insomma, prima o poi torneremo all'università, io continuerò, mentre faccio lezione, tanto c'ho il computer, continuerò a registrarla sul mio computer in modo che possa essere poi disponibile per tutti. Allora, finita questo intermezzo, va bene? Ripeto, se avete da fare domande, alzate la mano e chiedetemi. Posso, professore? Sì, e vuoi fare una domanda? Sì, domanda. Sì, scrivila sulla chat, scusami. Scrivila qua sulla chat, va bene? Vedi la chat, scrivi. La chat è il fumetto che c'hai qui nella... Non so se si condivide pure questo che c'ho io. La chat è questa, va bene? Se qualcuno vuole intervenire, faccia una domanda sulla chat. Ehi. Ok, a tutti. Scrivi. A tutti?
Certo, a tutti. Che mica è riservata a me. A tutti, tu e Juan. Se poi vuoi fare una domanda solo a me, lo fai solo a me. Cioè, tiri giù qui e decidi a chi parli, insomma. Però facciamola a tutti, è una domanda. Dimmi, scrivi. Ok. Hai scritto? No, professore, sto cercando di formulare la domanda. Forse lei continui la lezione. No, va bene, sì, va bene. Allora poi me la formuli e poi me lo fai sapere, ok? Io adesso questa me la metto sull'altro schermo così non mi disturba, non disturba la lezione, ok? Allora questa la tiriamo giù che intanto non ci serve più. Allora, torniamo. Quindi il verbum mentis è per Tommaso l'oggetto mentale della relazione intenzionale soggetto-oggetto di cui parla la fenomenologia, in quanto distinto dalla cosa reale. Quindi un conto è l'oggetto mentale, un conto è l'oggetto, un conto è la res. Ricordatevi, anche per Husserl, lui dice, attenzione, l'oggetto, ma anche per Brentano, l'oggetto rispetto al soggetto non si identifica con la cosa reale. Va bene, la cosa reale è un'altra cosa. Va bene, l'oggetto mentale è ciò che nella mia mente si riferisce a me come soggetto conoscente. Dunque, l'oggetto mentale cognitivamente è infatti il termine della prima operazione dell'intelletto, la simplex apprehensio, cioè l'apprehensione unitaria dell'oggetto. Vuol dire. E nell'atto cognitivo, no, la prima cosa è la simplex apprehensio dell'oggetto, cioè quando mi si accende la lampadina, io cerco di capire qualcosa e dico, ah, ho capito dentro di me, e nei fumetti si accende la lampadina. Poi però, quando formuliamo a noi stessi ciò che credevamo di aver capito, ecco perché è importante scrivere, va bene? E questa è la seconda operazione dell'intelletto, il giudizio. Quando diciamo a noi stessi che ciò che ci sembrava di aver capito, formulando un giudizio soggetto predicato, nella quale propriamente, dice San Tommaso, si attinge la verità, perché la verità è nel linguaggio, non è nella conoscenza. Nella misura in cui la struttura logica, quando è che conosciamo la verità? Nella misura in cui la struttura logica, soggetto predicato della proposizione, rispecchia la struttura ontica, individuo specie o specie genere nella cosa. Attenzione, rispecchia, quando noi ci guardiamo allo specchio, quello che è a destra sta a sinistra. Va bene, vi ricordate quando avete visto che nelle ambulanze c'è scritto nella parte davanti dell'ambulanza, è scritto ambulanza al contrario, perché uno lo vede nello specchietto retrovisore e legge ambulanza dritto. Va bene, perché il mirroring, io rispecchio la realtà. Io rispecchio la realtà, e ovviamente la realtà la rispecchio invertita. Questo è il pieno, questo è il vuoto. Ok? Cioè, nella misura, quando è che conosco la verità? Se la struttura logica, soggetto predicato della proposizione, rispecchia la struttura ontica, individuo specie, o specie genere della cosa, ovvero lo è della copula, soggetto predicato, relazione logica, è un rispecchiamento della reazione reale inversa, genere specie o specie individuo, da cui l'esistenza della cosa dipende. Quando andremo in teoria delle categorie, questo si formalizza così, è un funtore, va bene? Cioè un morfismo che mappa una categoria, la categoria genere specie nella realtà, va bene? La rispecchia nell'altra categoria, soggetto predicato nella logica. Il funtore è un morfismo che mappa una struttura in un'altra struttura. Nel caso questo qui è un funtore controvariante, cioè che rispecchia invertendo la direzione delle relazioni. Ok? Allora, tutto questo si formalizza in teoria delle categorie, perché in teoria delle categorie noi andiamo sull'algebra delle relazioni come fondamento della predicazione in logica. Ecco cos'è lo structural realism, struttura algebrica chiaramente, ed ecco perché l'algebra è il fondamento della logica. In ogni caso, per Tommaso,
Cognizio effettus quidam veritatis, cioè la conoscenza, cioè la presa di coscienza della verità predicativa nella proposizione, va bene? E viene dopo la verità. Cognizio effectus quidam veritatis. Ok? Ovvero, prima avviene questa fondazione ontica, poi logica, della verità logica. In quanto inconsapevole e locale, è propria dei sensi, delle semantiche del primo ordine. Qui segue la sua coscientizzazione cognitiva sotto forma di apprensione astratta dell'oggetto e di giudizio intellettuale, la verità consapevole astratta, e perciò non più locale, ma totale. Va bene? Proprio perché è universale. Ok? Io, diciamo, coi sensi apprendo che Furia è un cavallo, e poi attraverso questo passaggio della conformazione, diciamo, dei sensi alla realtà, poi diventa consapevole nell'atto intellettivo, allora dico in maniera universale Furia è un cavallo, ok? In forma logica. Quindi dice ancora San Tommaso nel De Veritate: ogni conoscenza raggiunge la sua completezza, perficitum, si perfeziona, attraverso l'assimilazione del conoscente alla cosa conosciuta. Eccola l'assimilazione. Mi faccio simile. Il primo rapportarsi, comparazio, dell'essere all'intelletto è al fine di corrispondere formalmente all'intelletto. E al fine di corrispondere formalmente all'intelletto, cioè l'intelletto che si conforma alla realtà. Questa corrispondenza formale è chiamata adeguazione dell'intelletto e della cosa. Adequatio intellectus et rei. Eccola. Va bene? In questo formalmente consiste il fondamento, ratio, veritatis, della verità. Questo è infatti ciò che il vero aggiunge all'essere, la conformità. Vedremo che in teoria delle categorie, cioè algebra delle relazioni, questo in generale algebra delle relazioni, algebra dei gruppi, eccetera, in algebra, questo si chiama, la conformità si chiama omomorfismo. Va bene? Questo è un omomorfismo. Se è invertibile, cioè nel senso, se vanno i due sensi, quindi non solo da così a così, ma anche diciamo da così a così, quindi va nella direzione opposta, è un isomorfismo. Se tu, questa si conforma in questo verso, lo vedete così. Se possiamo fare anche l'inverso, cioè che questo va a formare quest'altro, quindi in quell'altro senso, allora quello è un isomorfismo. L'isomorfismo è un omomorfismo nei due sensi. Dunque, questo è infatti ciò che il vero aggiunge all'essere. Chiaramente questo è un omomorfismo perché è in una sola direzione, no? La conformità, così che a questa conformità segue la conoscenza della cosa. Scusate, leggo letteralmente. Così che a questa conformità la conoscenza della cosa ne consegue. Quindi prima viene la conformità, l'omomorfismo, questo. E poi ne diventi consapevole. Ok? Attenzione che questo vale anche per la coscienza sensoriale, per l'animale. Va bene? Anche se appunto non è astratta, quindi non è universalizzata. Ma è solo sul caso singolo, locale. Come già detto, pertanto l'entità della cosa è ciò che precede la fondazione della verità. L'entitas rei precedit ratio veritatis. Ma la conoscenza è una sorta di effetto della verità. Chiaro che così? Cioè, ecco, però, vedete che ciò che rende chiaro questa nozione di Tommaso è proprio tutto questo formalismo della teoria delle categorie, dell'algebra delle relazioni, quindi dell'algebra della logica, che appunto è l'oggetto del nostro corso. E un altro passo di Tommaso: l'intelletto completa, quindi perfeziona la sua propria operazione nella misura. Ah, ecco. Qui c'è una domanda, scusate, mi fermo un attimo perché vedo la domanda formulata da
Andressa. Brava, Andressa. La distinzione tra coscienza e autocoscienza. Allora, attenzione. Qui dobbiamo distinguere fra coscienza intellettiva e coscienza sensoriale. Va bene? E non è ancora la distinzione coscienza-autocoscienza, cioè noi coscienza e autocoscienza la possiamo prendere nell'intelletto, che soltanto lì c'è autocoscienza, o la possiamo prendere come semplice coscienza animale, coscienza sensoriale. Cioè anche l'animale ha coscienza, non ha autocoscienza, perché ha coscienza sensoriale e non coscienza intellettiva. È diversa la coscienza sensoriale e la coscienza intellettiva, anche se sono molto simili. Va bene? Allora, la coscienza sensoriale è quella dell'animale. Tutte queste cose le trovate nel mio libro di filosofia dell'uomo che è citato. Lo troverete nella seconda edizione del mio manuale di filosofia della natura, perché la seconda parte sarà tutta su queste cose. Comunque, per il momento è già pubblicato nel libro Filosofia dell'uomo. Al quarto capitolo si parla di queste cose. Allora, c'è la coscienza sensoriale degli animali. Va bene? Che è una conformitas questa, però diciamo non universalizzante, non logica. Quando lo dico a scuola dico sempre che la mucca conosce l'erba del prato meglio di tantissimi studenti e forse anche di molti professori di botanica, però non ha mai scritto un libro di botanica. Va bene? Perché? Perché la sua è una intenzionalità fatta per soddisfare l'istinto, mangiare. Ok? Quando passiamo alla coscienza intellettiva, non ancora l'autocoscienza, la coscienza intellettiva, quella soggetto-oggetto per capirci, è la coscienza che ha come scopo intenzionale il vero. Cioè, non il soddisfacimento dell'istinto, va bene? Ma la verità, cioè l'adeguazione alla realtà, in base a quello che abbiamo appena detto, va bene? Il discorso che allora diventa universale, no? Perché io non è che mi adeguo alla realtà solo per soddisfare l'istinto, mi adeguo alla realtà per soddisfare il mio istinto razionale. Manca un quarto d'ora ufficialmente alla fine della lezione. Che è successo? Il mio istinto razionale, cioè quello del conoscere il vero. E questo è solo dell'uomo. Va bene? A questo segue l'autocoscienza, cioè la coscienza razionale ha quei due momenti che, scusate, torniamo un attimo indietro perché era questo che dicevamo qua. La coscienza intenzionale intellettiva ha due momenti, quella dell'intelletto agente e quello dell'intelletto possibile, per dirlo nelle terminologie aristoteliche. Cioè, innanzitutto, quando io cerco di capire qualcosa, ripeto, quando penso di aver capito, ho questa simplex apprehensio, cioè quella che un platonico chiamerebbe l'intuizione. Va bene? Cioè, ti si accende la lampadina. Ah, ho capito. Va bene? A cui segue immediatamente la formulazione del giudizio, cioè quando dico a me stesso ciò che penso di aver capito. Quindi articolo in un giudizio, ok, la mia proposizione. E lì soltanto mi rendo conto di aver capito veramente. Allora, la coscienza quindi intenzionale, intellettiva, è anche coscienza della proposizione. Okay. Però prima viene la proposizione, cioè prima formo il giudizio e poi divento cosciente. Ok? Questo è ovvio, no? E l'autocoscienza è un'altra cosa. Cioè, una volta che io ho incamerato, pensate qua, una volta che io ho registrato, come la registrazione della lezione, una volta che io ho registrato questa operazione intellettiva, bene, quella in cui io mi riferisco essenzialmente alla realtà, io stacco i contatti con la realtà e comincio a riflettere su quello che ho conosciuto. Ecco, pensate,
per ripetere adesso abbiamo l'esempio delle lezioni online e della lezione registrata. La lezione online è la coscienza. Quando io vado sulla lezione registrata, è l'autocoscienza. Cioè, io ho incamerato, ho registrato nella mia mente la nuova conoscenza e ci rifletto sopra. Chiaro? Quindi, San Tommaso diceva, la prima coscienza, cioè questa, le due operazioni dell'intelletto, sono in prima intenzione, cioè l'intenzio della mia conoscenza è conoscere la realtà attraverso l'apprensione dell'oggetto e la formulazione del giudizio. Va bene? Quando io rifletto su tutto quello che ho conosciuto, allora io faccio la seconda riflessione, va bene, l'autocoscienza. La coscienza intellettiva, Tommaso la chiama la prima riflessione, perché ogni coscienza è una relazione riflessiva, vedete? Allora, la reazione riflessiva è tutto questo passaggio. Astraggo i dati dai sensi, faccio la simplex apprehensio, cioè l'apprensione unitaria dell'oggetto, la lampadina che si accende, e riformo il giudizio applicandolo alla conoscenza, e lì mi rendo conto se quello che credevo di aver capito, avendo formulato il giudizio, è vero o no, perché una volta che ho formulato il giudizio posso controllare se c'è questo mirroring della realtà, cioè se c'è effettivamente questa inversione delle relazioni. Se mi accorgo che non ho conosciuto veramente la realtà, allora cosa faccio? Ritorno sui sensi, prendo altri dati oppure guardo la realtà in un modo diverso, rifaccio l'astrazione, la luce che si accende dell'intelletto, riformulo il giudizio. Mi accorgo finalmente ad aver fatto il fitting, ad avere un'adeguazione. Va bene? C'è questo omomorfismo invertito. Va bene? Allora cosa posso fare? Posso memorizzare, riconosce che furia è un cavallo e non era un ippopotamo, va bene? Dico no, furia è un cavallo, ok? Ho fatto tutto il giro della conoscenza, ho visto che l'omomorfismo inverso funziona, furia è un cavallo. Allora posso memorizzare la nuova idea che furia è un cavallo e questa è l'autocoscienza. Mi sono spiegato? Allora rifletto sull'autocoscienza, allora scriverò il libro sui cavalli, scriverò il libro sui mammiferi, va bene? Ora, il moderno cosa ha fatto? Ha messo la testa in giù perché è partito dall'autocoscienza, dall'evidenza razionale, e ha cercato poi di recuperare il reale senza mai riuscirci. Capito? Sono riuscito a spiegare, ho risposto a Teresa, hai capito? Ok, questo è tutto il passaggio della conoscenza secondo, diciamo, Tommaso, secondo l'approccio semiotico, secondo l'ontic structural realism. Ripeto, poi le etichette a me non piacciono perché sembra di fare i partiti. Io non è che qui sto a dire io sottomista, no, sottomista perché Tommaso ha questa struttura che perfettamente riflette quello che io studio in quanto filosofo della scienza per tutto quello che studio attraverso questo formalismo. Cioè, questo formalismo, questa interpretazione semiotica di Tommaso mi sembra molto più, diciamo, molto più aderente a Tommaso dell'interpretazione invece concettualista in cui invece partiamo dall'evidenza, dalla coscienza, eccetera, eccetera, che è l'interpretazione di Cayetano e dell'interpretazione di Suarez della scolastica, diciamo così, gesuita, va bene? Che mette l'objectum prima della res. Ok? Allora, spero di averti risposto, insomma. Poi lo vedremo sempre meglio con il resto del corso. In ogni caso, la seconda citazione a proposito di memorizzare, si può dire che la memoria è una facoltà separata dall'intelletto? Sì, cioè, o meglio, proprio per essere tomista o aristotelico, Aristotele dice che l'intelletto possibile, cioè quello che l'intelletto possibile vuol dire la mia capacità di capire, no? Che attualizzata dall'intelletto agente,
cioè la mia capacità di astrarre queste strutture dalla realtà e farne oggetto di conoscenza consapevole. Allora, Aristotele dice che l'intelletto possibile è anche una memoria, cioè quando io formulo il giudizio e dico furia è un cavallo, ok, automaticamente lo registro. È un po' come qua. Va bene, io sto facendo la lezione, io ho spinto il bottone recording, ecco. E allora, nell'intelletto non c'è bisogno di spingere il bottone recording, si memorizza automaticamente. Tra l'altro questo vi fa capire come il concetto di tabula rasa, va bene, ricordate l'intelletto possibile è come una tabula rasa, cioè una tavoletta di tavoletta di cera dello scriba, no? Con cui con lo stilo lo scriba incide. Allora, Aristotele, per spiegare cos'è l'intelletto possibile, cioè la mia capacità di capire, dice l'intelletto è come una tavoletta di cera rasata dello scriba, dove lo stilo è l'intelletto agente. Va bene? Attenzione, come? Qual è l'errore, per esempio, dell'interpretazione moderna di Locke? Se voi studiate Locke, l'intelletto come una tabula rasa vuol dire, perché Locke criticava Cartesio, l'innatismo cartesiano, lui dice no, l'intelletto umano è una tabula rasa, cioè qualcosa in cui non c'è scritto niente. Non è vero. L'intelletto possibile è come una tabula rasa. La tabula rasa, cioè scusate, uno scriba non è che andava in giro con un carretto di tavolette, ce n'aveva una sola. Va bene, c'aveva una sola tavoletta e il suo stilo c'aveva da una parte la spatola con cui cancellava, va bene, come noi abbiamo la matita con la gomma, va bene, lui c'aveva, lo stilo era fatto, c'aveva una punta per scrivere e una spatola per cancellare. Allora, come una tabula rasa, una tabula rasata, cioè cosa ti sta dicendo Aristotele? E poi, se volete un'interpretazione proprio in questo senso, bastate che io l'ho imparato, diciamo, dal testo di Tommaso, De unitate verbi intellectus contra veroistas, va bene? E lui critica proprio quest'idea che l'intelletto possibile, siccome è anche memoria, va bene? Allora dice, se è anche memoria, vuol dire che tu conosci il dato attuale alla luce delle tue precomprensioni passate. Pensate a tutto quello che dice Heidegger, a tutta l'ermeneutica e cose di questo genere, no? Perché l'intelletto agente ha proprio questa capacità, cioè malgrado io abbia una memoria e questa memoria sia automatica, perché una volta, diciamo così, che ho scritto sull'intelletto possibile, automaticamente l'ho memorizzato, va bene? Quando io devo conoscere qualcosa di nuovo, il mio intelletto agente ha la capacità di rasare l'intelletto possibile. Cioè, io non dipendo dalle mie precomprensioni, o meglio, le mie precomprensioni sono il punto di partenza. Va bene? Ma io non sono schiavo delle mie precomprensioni, non sono schiavo della storia della mia conoscenza, non sono ermeneutica, non sono Heidegger. Bene? Non sono Heidegger, io ho le precomprensioni, ho i pregiudizi, ma la mia capacità intellettiva è capace di liberarsi dai pregiudizi. Va bene? Ok. Okay? Questa è la novità di Tommaso. Qui c'è Mirelle, mi ha fatto un'altra domanda ancora. Molto bello. Allora, sentite, facciamo così. Non so se siete d'accordo, io continuo con la lezione, dopo facciamo tutte le domande, vi dispiace? Se no non andiamo. Va bene. Ok, allora io mi tengo, finiamo la lezione a mezzogiorno e poi continuiamo un po' con le domande, ok? Anche con quella di Mirella. Quindi continuiamo con la spiegazione. Quindi quest'altro passo, l'intelletto completa la sua spiegazione nella misura in cui il suo giudizio è sulla realtà come essa è.
La realtà è conosciuta nella misura in cui l'intelletto si rivolge sul proprio atto, non solo nella misura in cui conosce il suo atto, ma anche conosce il suo rapportarsi alla cosa. Cioè, questa è ciò che l'intelletto, io ho detto, no, distingo fra coscienza intellettiva e coscienza sensoriale. Cioè, l'intelletto percipit se intelligere, il senso non sente di sentire. Va bene, ogni senso non sente di sentire, è il senso di livello superiore che sente l'operazione di livello superiore. Ma invece l'intelletto può conoscere il suo rapportarsi alla cosa. Vi ricordate quando ho detto, qui ci abbiamo cavallo furia e qua io mi adeguo e dico furia è un cavallo? Allora io dico, quando mi accorgo che ho questo omomorfismo, cioè mi rendo conto e che effettivamente la mia proposizione riflette la struttura reale, va bene? Allora ho conosciuto la verità. Perché? Perché l'intelletto, e questa è la differenza fra la coscienza sensibile e la coscienza intellettiva, non solo si adegua alla cosa, quello lo fa anche i sensi, anzi i sensi lo fanno pure meglio queste volte, non solo si adegua alla cosa, ma conosce il proprio rapportarsi alla cosa. E questo rapporto non potrebbe essere conosciuto se l'intelletto non fosse capace di conoscere la natura del suo proprio atto. E questa non potrebbe essere conosciuta se l'intelletto non fosse capace di conoscere la natura del suo principio attivo, l'intelletto agente, alla quale compete di autoconformarsi alla cosa. E perciò in questo senso che l'intelletto conosce la verità. Allora è capace di riflettere su se stesso, capite? Cioè, l'intelletto non solo produce il linguaggio, ma in un secondo momento, quando diventa consapevole, sta riflettendo su se stesso e quindi conosce il rapportarsi. Prima però viene il linguaggio, va bene? Prima viene il linguaggio, cioè tu prima formuli il giudizio e poi ti rendi conto che effettivamente è conformato, capito? Quindi è un po', credo, la domanda di Mirella. Va bene? Cioè, prima tu dici il furia è un cavallo, ti rendi conto, ecco la consapevolezza, la coscienza, non autocoscienza, ti rendi conto, è la coscienza, ti rendi conto che questa tua proposizione si conforma alla realtà, eh? Va bene? E quindi sei consapevole di aver conosciuto la verità. Invece la verità è nei sensi solo come conseguenza dei propri atti. Cioè nella misura di cui il senso giudica della cosa così come essa è. Va bene? Però il senso non ha la capacità di essere consapevole della sua conformità. Questa è la differenza tra intelletto e senso. Comunque la verità non è nel senso come conosciuta dal senso stesso. Infatti, sebbene giudica in modo vero rispetto alla cosa, tuttavia non conosce la verità per mezzo del quale giudica in modo vero. Cioè, non è consapevole della sua conformità. Questa è la differenza fra intelletto e senso. Malgrado infatti il senso sente di sentire, mediante una gerarchia di sensi esterni e interni in cui il superiore sente l'operazione dell'inferiore, tuttavia non conosce la natura del suo proprio atto, il suo rapportarsi alla cosa e finalmente la sua propria verità. Allora, qui vi ho detto l'ontologia. Quindi, la conformità del linguaggio alla realtà, ontologia, viene prima della epistemologia. Va bene? E questa è la precedenza, perché l'epistemologia è questa. Cioè, io mi conformo, come si conformerebbe anche il senso. In più, ho la consapevolezza di essere conforme, quindi di una conoscenza vera. E quindi passo dall'ontologia l'epistemologia. E questa è la precedenza della semiotica, intesa come naturalismo semiotico, e quindi del linguaggio sulla conoscenza, è consistente col trascendentale postmoderno, senza tuttavia cadere nel convenzionalismo sociologista. Perché? Perché se io dico il linguaggio viene prima della conoscenza, siccome i linguaggi naturali o anche i linguaggi simbolici sono tutti convenzionali, va bene? Allora vado a finire dritto dritto nel nichilismo e nel relativismo. Va bene?
Qui invece stiamo parlando della semiotica. La semiotica, l'algebra della logica, viene prima delle diverse delle logiche dei diversi linguaggi. Capito? I linguaggi naturali o anche simbolici sono convenzionali. Pensate a De Saussure. De Saussure, se leggete il trattato, tutti i linguaggi sono convenzionali, ma questo lo diceva pure Aristotele. Va bene? I linguaggi, dice, appartengono alle scienze dell'artificiale, cioè sono convenzioni, sono artificiali i linguaggi. Va bene, sia i linguaggi naturali, sia a maggior ragione i linguaggi simbolici, quelli che studiamo poi noi, in logica. Qui invece siamo sulla base semiotica di qualsiasi linguaggio. Va bene? Qui abbiamo studiato, stiamo sfruttando la struttura algebrica dei linguaggi, che viene prima dei predicati, quindi prima dei linguaggi, diciamo, convenzionali. Proprio perché è basato su una fondazione semiotica a base naturalistica della logica e delle semantiche del primo ordine. Ricordate, cos'è una semantica del primo ordine? Quando il predicato ha per argomento una variabile individuale. Quindi un oggetto individuale. Nel formalismo della logica dei predicati della teoria delle categorie, cioè l'algebra delle relazioni, questa è l'idea delle verità locali, che fra l'altro sono tipiche delle logiche modali a base coalgebrica. Va bene? Tutto questo si può sintetizzare infatti nel seguente schema del formalismo della teoria delle categorie, poi impareremo a usare questi simboli. Dove la verità dell'appartenenza logica dell'individuo alla classe o della sottoclasse alla classe, furia un cavallo, il cavallo è un mammifero, in un'algebra modale di Boole può essere giustificata dalla coappartenenza ontica, vedete? Questa è l'appartenenza. La coappartenenza è il risultato nella sua coalgebra modale come fondamento della nozione di verità locale. Valida universalmente perché? Perché dietro c'è un grafico di morfismi che commuta, e se commuta è unico, e se unico è universale, va bene, valida universalmente, quindi necessariamente, ma solo per alcuni mondi possibili già attualizzati. Torniamo al discorso del cavallo e del mammifero, va bene? È ovvio, prendiamolo a livello cosmologico, è ovvio che è universalmente vero che il cavallo è il mammifero, e quindi è necessariamente vero. Perché? Perché dietro c'è un morfismo commutativo, c'è un grafico di morfismi che commuta, e quindi è unico e quindi è universale. Va bene? Ma questo è solo per alcuni mondi possibili, diciamo. Prima che la Terra si separasse dal Sole, va bene? E che la vita apparisse sulla Terra, e che la vita evolvesse fino a fare i mammiferi e fino a fare la specie dei cavalli, è chiaro che non era vero che il cavallo è mammifero. Quindi si tratta di verità locali, okay? Però sono universali e necessarie, perché è solo per alcuni modelli. Questa è Kripke, va bene? La semantica dei mondi possibili. Perché? Perché prima che nascesse la vita, prima che nascesse la Terra, venisse la vita sulla Terra e la vita evolvesse fino a fare i mammiferi e poi a fare i cavalli, ma io non so qual è l'albero genealogico di cavalli, sono un biologo, comunque prima, per esempio l'elefante, vabbè, Dumbo è un elefante, è così. Prima dell'elefante c'era il mammut, va bene? Ok? Prima che il mammut evolvesse in elefante, non era vero che Dumbo è un elefante. Va bene? Naturalmente però è universalmente e necessariamente vero che Dumbo è un elefante. Soltanto che si tratta di verità locali, cioè non sono verità assolute, ecco la logica modale. Sono verità vere in alcuni mondi possibili, ma sono universali e necessarie. Bene, cioè non andiamo a finire nel convenzionalismo.
ma solo per alcuni mondi possibili già attualizzati. Diciamo, uno potrebbe dire, nelle leggi della fisica, al Big Bang c'era già tutta l'evoluzione, è vero, però da un punto di vista causale sì, è vero, c'era anche tutto ciò che viene dopo, compreso la vita, i mammut, gli elefanti, oppure i mammiferi, i cavalli. Ok, va bene. Però è valida per alcuni mondi possibili già attualizzati. Per cui noi, in logica modale di Kripke, noi usiamo l'operatore modale indicizzato di necessità, cioè è necessariamente, vi ricordate, è vero in tutti i mondi possibili, ma tutti i mondi possibili accessibili da un certo mondo in poi. Vedete la reazione di accessibilità? Logica 2? Va bene? Allora io ho un mondo e poi da questo mondo c'ho tanti altri mondi accessibili da questo mondo, mentre invece ce ne sono altri che non sono accessibili da questo mondo. Allora, cosa vuol dire necessario, quindi vero in tutti i mondi possibili? Indice N. Vero in tutti i mondi possibili, accessibili a partire dal mondo N, o dallo stato dell'universo N, perché se invece vogliamo fare l'universo, un solo universo, va bene, un solo mondo, e stati, invece di mondi possibili, abbiamo stati possibili dell'universo, ok? Quindi a partire dallo stato N dell'universo e del connesso quantificatore universale indicizzato. E questa è una logica modale coalgebrica che vi devo ancora insegnare, perché noi abbiamo fatto Kripke assiomatizzato, non algebrizzato. Quindi, se vi ricordate, noi abbiamo detto semplicemente è necessario, vero in tutti i mondi possibili, è possibile, vero in alcuni mondi possibili. Qui abbiamo detto un'altra cosa, e siamo andati oltre. Abbiamo detto vero in tutti i mondi possibili, accessibili a partire dal mondo N oppure dallo stato del mondo N. Va bene? Quindi, vero, è universalmente vero che il cavallo è un mammifero, va bene? Quindi quantificatore universale, ma a partire dallo stato N di evoluzione dell'universo. Vedete quanto è potente questa logica? Perché questa logica ti riflette esattamente la cosmologia quanto relativista, che è una cosmologia evolutiva, no? Ecco l'antistructural realism. Quindi è necessariamente vero a partire dallo stato N dell'evoluzione dell'universo che il cavallo è un mammifero, se e solo se, vedete, questo è il bicondizionale ontologico, non è il bicondizionale logico, cioè una freccia sola con due punte. Questo è perché prima c'è questo omomorfismo, cioè questa è la verità ontica, il mammifero ammette i cavalli, perché questo non è un'appartenenza, è una coappartenenza, quindi il cavallo coappartiene ai mammiferi, cioè i mammiferi ammettono i cavalli, perché non è un'inclusione, okay? È l'inclusione con gli insiemi non ben fondati, cioè un super insieme ammette tanti path di inclusione che non sono riducibili l'uno all'altro. Il mammifero ammette cavalli, elefanti, scoiattoli, delfini, e non possiamo dire che c'è una relazione di inclusione fra tutti questi sottoinsiemi. Tutte queste specie non sono sottoinsiemi, va bene? Sono generi naturali, generi e sottogeneri, o se volete generi e specie. Questa è la coappartenenza, cioè il genere dei mammiferi ammette la specie dei cavalli, non include. Okay? Non è un'inclusione di classe o un'inclusione insiemistica, è un'altra cosa. Allora, questa è la verità ontica. Qui c'è il funtore controvariante, vedete? Lo manda di qua, ma rivoltando l'epsilon. E allora, questa che diciamo, Cornelio Fabbro chiama la partecipazione predicamentale. Cioè, c'è la partecipazione trascendentale di ogni ente all'essere e c'è la partecipazione predicamentale o categoriale dell'individuo alla specie o della specie al genere. Quindi, da un punto di vista ontologico, questa è la verità ontica. Si mappa qua sopra, si rigira la relazione, va bene? E quindi io dico il cavallo è uno. E quindi è dualmente equivalente. Questa
non è l'equivalenza normale, questa è l'equivalenza duale. Perché? Perché è basata sull'inversione fra due categorie, fra due strutture categoriali. Okay? Non è la semplice equivalenza logica. Questa è l'equivalenza duale, si chiama dual equivalenza. Il concetto poi sono tutte notizie, sono tutte nozioni che faremo in teoria delle categorie. Va bene? Comunque algebra delle relazioni. Okay? Okay. Allora, la relazione funtore di partecipazione predicamentale, la proposizione vera partecipa in forma predicativa della specie della cosa a cui si riferisce, questo è Cornelio Fabbro. Come fondamento metafisico del bicondizionale ontologico, nel nostro caso, per tutti gli X, se X è cavallo, allora X è mammifero. È vero, se e solo se, il genere dei mammiferi ammette la specie dei cavalli. Va bene? E questa espressione, di ontologia formale, si legge così. Per tutti gli X, va bene? Quindi necessariamente. Va bene? Se X è, per tutti gli X, se X è cavallo, allora X è mammifero. È vero, se e solo se, col bicondizionale, va bene? Se il genere dei mammiferi ammette la specie dei cavalli. Ho spento il telefonino, ma c'è l'iPad, aspettate che devo zittare l'iPad. Un momento. Scusate che lo tolgo. Prof. Ecco, un attimo. Allora, ecco, poi ripeto, adesso finiamo la lezione. Questa è l'equivalenza duale tra due asserti definite su due categorie opposte, ma omomorfe, va bene, la categoria reale e la categoria logica, che mappa le strutture di una categoria sull'altra in modo controvariante. Va bene? E questo è un caso particolare dell'equivalenza duale fra coalgebra e algebra. Questa è la coalgebra, la verità ottica, e questa è l'algebra di Boole, l'algebra della logica. Ecco, tutto questo lo vedremo nel resto del corso. Va bene, poi vi metterò in grado di capire questi formalismi, questi simbolismi, perché questo è l'ABC di una logica algebrica basata sulla teoria delle categorie. Va bene? E qua finisce la lezione. Okay? Sì, grazie. Allora, ho risposto alla domanda, scusami, avevo detto per rispondere alle domande, ho risposto alla domanda di, oddio, di come si chiamava? Di Adressa, mi sembra. Così, di Adressa credo che gli ho risposto, giusto? Sì, ha risposto, professore. Poi ce n'era un'altra, Mirelle Rocha, dice, lei ha detto che prima viene il linguaggio e dopo viene la conoscenza. Quale sarebbe la relazione fra linguaggio e conoscenza con prima operazione dell'intelletto, apprensione, e seconda il giudizio? Quindi, la prima apprensione non è linguistica. Va bene? Non è linguistica. La prima apprensione è la lampadina che ti si accende. Ti capita, no? Capita a tutti noi, dici, ah, ho capito. Ma tu non hai capito che cosa hai capito, finché non te lo dici. È vero, no? Scusami, è vero. Allora, quella conoscenza lì non è veramente conoscenza, ok? Perché è conoscenza vera quando ti dici a te stesso o a te stessa che cosa hai capito, ok? Quindi è la simplex apprensione dell'oggetto, malgrado... Ripeto, per tutti i platonici, perché quella è l'intuizione, capito? Quella è l'intuizione dell'essenza. Loro danno tanta importanza a questo. Va bene? Questo invece è il primo momento. Il primo momento della conoscenza. Ma la conoscenza è completa quando tu formuli il giudizio. Va bene? E quando tu formuli il giudizio, dopo ti rendi conto che hai capito. Ecco dove il linguaggio viene prima della cosa. Cioè, l'operazione è quasi inconscia praticamente, cioè tu hai l'atto intellettivo dell'intelletto agente dell'astrazione, va bene, dai sensi, quello è completamente inconscio.
comincia a diventare conscio quando si accende la lampadina, ma quando si accende la lampadina ancora non hai conosciuto niente. Credi di aver conosciuto, va bene, ma non hai ancora conosciuto niente. Quando è che conosci? Quando tu formuli il giudizio, cioè l'atto della seconda operazione, quella dell'intelletto possibile, capito? Lì conosci, va bene? Ma guarda, prima formuli il giudizio e poi ti rendi conto della conformitas, della conformità, e quindi conosci. Capito? Sì. È un'analisi molto precisa, molto profonda, ma secondo me molto vera. Molto vera. Perché ti rendi conto della corrispondenza fra quello che tu hai detto a te stesso, perché in fondo il giudizio è dentro sempre la testa, insomma, non è ancora scritto, va bene? Dentro la testa, il giudizio a te stesso e poi la conformitas, allora conosci veramente. Va bene? Quindi, l'altra domanda, stiamo dicendo che le verità sono universali e necessarie, ma non assolute. Sì, questo è molto importante, cioè è la verità come unicità. La verità come unicità, perché noi di solito quando diciamo universale, noi pensiamo sempre a un universale estensionale, cioè valido per un numero infinito di individui. Questo non è l'universalità come unicità. Quando io vi parlo del grafico che commuta, è universale perché è unico. Va bene? Cioè, quando avete trovato il modo di rendere commutativo un grafico di relazioni, quel modo è unico. Unico vuol dire che è universale, è l'universale uno di uno. È come quando dico la denotazione singolare, no? È l'universale uno di uno. Gianfranco, io, sono universalmente Gianfranco, ma perché sono unico. Ripeto, nelle logiche estensionali diremmo la classe dei Gianfranchi è un solo membro. Vedete, però è sempre estensionale. Invece l'unicità, praticamente, è il modo per risolvere il problema delle referenze e logica delle relazioni, rendendo triadica il grafico. Va bene? È triadico il grafico, perché pensate, se io uso ABC, va bene? Quel grafico commuta sia che C, va bene? Sia un sottinsieme, per esempio, popolo dei greci, ricordate il sillogismo, no? Tutti gli uomini sono mortali. Tutti i greci sono uomini, tutti i greci sono mortali. Il termine C è greci. Allora, una volta che io ho riportato, secondo me, alla vera ispirazione aristotelico-tomista del sillogismo, che è quello dell'uso dei grafici commutativi, ho detto AB, BC, quindi AC, ok? Quel C può essere tanto un gruppo, i greci, quanto un singolo. Cioè, è il famoso principio dell'universale uno di uno. L'universale uno di uno è un grafico che commuta. Va bene? Non è un universale estensionale che si applica a tanti individui. Allora, può essere benissimo universale anche un qualcosa di locale, purché il grafico delle relazioni sia commutativo e quindi sia unico. Perciò chiunque va su quel problema o c'è quel grafico che commuta o se no la sua conoscenza non è universale. Capito l'unicità? L'unicità, l'universale uno di uno, va bene, che è quello del nome proprio, per esempio, è un'altra forma di universalità, però non è un'universalità estensionale. Fabbro direbbe universalità intenzionale, con la S. Va bene? Perché è come un'intensità, non un'estensionalità. Okay? Noi siamo abituati, sempre per questo maledetto modo moderno, da Leibniz in poi, di interpretare in maniera estensionale il sillogismo, di concepire l'universale solo come uno di molti. Va bene? Non uno di uno. Ma l'universale uno di uno è un grafico che commuta. Okay? L'estensione, cioè quant'è l'estensione del termine C, non conta. Quant'è l'estensione del termine B, non conta, o meglio, conta, ma
è secondario. Va bene, ciò che conta è il grafico delle relazioni che è unico. Ripeto, un altro modo di interpretare il sillogismo. Ok? Lo possiamo fare a classi e sottoclassi, e questo è corretto, si può fare in modo estensionale. Però non abbiamo catturato il proprio del modo di dire di Aristotele A e B, B e C, quindi A e C, okay? Che non, quell'E non è un end, perché non è vero che è un end, logicamente non è un end. Va bene, A e B, quell'E commerciale non è, e no, invece se tu lo pensi a frecce è vero, perché è quell'E commerciale è la linea che ha A come dominio e B come codominio. A, poi B come dominio e C come codominio. Va bene, quindi è una composizione di relazioni, lo vedete? Perché il codominio di A, il codominio di F, cioè della prima relazione, è diventato il dominio della seconda. E quindi si tratta di una composizione di funzioni, di una composizione di morfismi. E poi c'hai la terza composizione C. Va bene? Scusate, AC, che sarebbe H. Va bene? Che di nuovo A per dominio A e per codominio C. Vedete? È come se avessi fatto la somma, no? Qui c'hai A dominio B codominio, B dominio C codominio. Poi metto tutto insieme e faccio A dominio C codominio. E ho fatto il sillogismo. Ok? Usando una logica, ripeto, Fambro chiamerebbe intenzionale, scorretto, perché è una logica modale. Una logica delle frecce. Ok? È una logica delle frecce, è una semantica relazionale. Si chiama così, semantica relazionale. Va bene? È quella di Crick. Quella delle frecce e mondi possibili. Basta che lì le frecce sono le relazioni, ricordate, l'abbiamo fatto Crick. Sono tutte frecce e nodi di frecce. Ok? Però a questo ci ritorneremo. Va bene così? Ci possiamo fermare qua? Sì, grazie professore. Grazie mille. Universalità non vuol dire universalità estensionale, ma anche universalità dell'unicità. Questo è il cuore di tutto. Va bene? Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Buon pomeriggio. Altrettanto. Arrivederci. Ciao, ciao. Ciao. Scusate che io stavo finendo l'altra lezione. Professore. Ecco.